Oggi ci riuniamo in questa toccante cerimonia a memoria di Giulia per celebrare la sua amata laurea. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Ministra Bernini, all'Università di Padova, alla stimata rettrice professoressa Daniela Mappelli, al direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, professor Meneghesso, a tutti i docenti di Giulia e a coloro che con cuore e dedizione hanno reso possibile questo commovente tributo. Grazie per aver onorato la memoria di Giulia e per aver contribuito a rendere questo momento speciale e significativo. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Cara Giulia, mentre ti parlo ti immagino di fronte a me con il tuo sorriso leggero, anche se lontana, troppo lontana. Non avrei mai pensato di trovarmi qui con il cuore trafitto a piangere la tua assenza in una cerimonia in tuo onore. Non sai quante volte ti ho immaginata felice, sorridente come solo tu sapevi essere, e gioire con noi per questo momento a cui tenevi tanto. Non hai potuto assaporare di persona la felicità per il meritato traguardo e penso sia un atto di riconoscenza dovuto per quanto hai dato alla nostra famiglia, per quanto hai fatto per gli altri durante la tua esistenza e per quanto ancora stai facendo per tutti. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria. Come ricordi, la scelta della facoltà di ingegneria, benché felice, mi aveva lasciato alquanto perplesso. Solo pochi giorni fa ho appreso, tramite una lettera della tua professoressa del liceo, che alla domanda di cosa avevi intenzione di fare all'università, ti mettesti a piangere. Volevi far lettere, ma hai preferito una scelta che ti dava più opportunità di lavoro, contro il tuo desiderio e predisposizione, e tuttavia lo stesso l'hai seguita fino in fondo, con il massimo impegno, trovando anche gli aspetti umani di questa disciplina, secondo il tuo modo di essere. In questi giorni ho incontrato molti amici e persone che ti conoscevano e mi hanno raccontato episodi che io personalmente non ho avuto modo di vedere o esperire direttamente, ma che confermano ancora una volta quanto speciale tu fossi. Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grande cosa nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. Inutile dire che non c'è giorno in cui non sentiamo la tua mancanza. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore.